Benvenuti amici di AndroidWorld.it, oggi ci occuperemo ancora di emulazione in ambito Android facendo rivivere sui nostri smartphone e tablet console di casa Siga, sia portatili che fisse. Allora, Sega, Master System, Mega Drive o Genesis che dir si voglia, Game Gear, Saturn e Dreamcast. Cinque console diverse, diffusesi in anni completamente diversi l'una dall'altra, rigorosamente in quest'ordine. Ovviamente il Dreamcast è quella in grado di offrire il maggior dettaglio grafico perché è l'ultima arrivata, ma in ogni caso, se anche siete fanatici del vecchio retro gaming ad 8 bit, è impossibile dire di no al vecchio Sega Master System, col quale probabilmente molti di voi sono anche cresciuti, e chi non lo fosse ha comunque adesso un'ottima occasione per riscoprirlo. Allora, cinque console, ma quattro applicazioni. Quattro applicazioni perché una di queste svolge il ruolo di emulatore doppio, nel senso che funziona sia per Sega Master System che per Game Gear, e non a caso si chiama Master Gear. È l'unica delle quattro che vi andrò a proporre a pagamento. C'è un motivo, ovvero la qualità che in un certo senso si paga. Qualità che comunque non manca anche alle altre proposte gratuite che ci permettono di emulare anche Mega Drive, Saturn e Dreamcast. Per quanto riguarda Master Gear, appunto, che è la prima, non fatevi ingannare dalle app in basso, che richiamano semplicemente altre applicazioni presenti sul Play Store, non fanno parte dell'interfaccia principale dell'emulatore. Emulatore che è molto semplice per quanto riguarda l'utilizzo, ma che presenta delle impostazioni veramente numerose, sia per quanto riguarda l'emulazione in sé, che per i controlli, che per il video e l'output. È un emulatore completo in tutto e per tutto, potrete utilizzarlo anche con controller Bluetooth con soddisfazione. Sono presenti anche due temi, uno light e l'altro meno light, ovviamente scuro, insomma, tramite il quale appunto andare a configurare l'aspetto principale dell'emulatore, che comunque non è certo la cosa che vi interesserà di più. Ciò che vi interessa è che con Master Gear potrete far rivivere tutti i giochi per Sega Master System e per Game Gear senza problemi sui vostri dispositivi. Secondo emulatore, Gen Plus Droid, che come lascia intuire il nome, si rivolge a Sega Genesis, conosciuta dalle nostre parti come Sega Mega Drive. Non fatevi spaventare dalla schermata iniziale che vi dice di spengere l'applicazione, avviare il PC, collegare. Il concetto è che dovrete avere le ROM dei giochi già copiate sulla memoria interna del vostro dispositivo, cosa che del resto accade anche con gli altri emulatori. Quindi ditegli pure che avete già provveduto, se avete già provveduto a copiarle, e passate oltre. L'interfaccia è veramente molto semplice, 5 righe orizzontali con opzioni per caricare la ROM, per riprendere, per le impostazioni, about e per uscire, impostazioni che presentano anche queste un'interfaccia veramente molto vecchio stile, con poche opzioni, diciamo, aggiuntive. In ogni caso c'è più o meno tutto quello che serve, compreso il supporto a gamepad Bluetooth, cosa che lo rende anch'esso, insomma, un emulatore piuttosto versatile. Non abbiamo avuto particolari problemi con i giochi, anche perché si tratta di giochi veramente vecchio stile che da un punto di vista computazionale richiedono poco sforzo ai moderni dispositivi Android. Un pochino più di sforzo lo richiede Saturn Emu. Saturn Emu presente sia in versione free che in versione a pagamento. Interfaccia in questo caso semplificata veramente al massimo, con una serie di opzioni che ci propongono chiaramente di caricare il gioco e di configurare vari tipi di impostazioni, giochi che in linea di massima sono pesanti, molto più di quelli delle precedenti console, che quindi non sempre girano esattamente così fluidi come ci si potrebbe aspettare. Dipende un po' anche dal vostro dispositivo e dal gioco in sé. In ogni caso, l'emulatore è molto semplice da utilizzare. In alto allo schermo avete una voce per uscire appunto dall'emulazione stessa e per ritornare alla parte di configurazione che vi permette al solito di configurare varie opzioni sia video che audio. Tra le opzioni abbiamo anche la parte ovviamente per i controlli, nelle quali potremo andare a configurare controlli dello screen, spostarli, rinominarli e adattarli alle nostre esigenze, e ovviamente utilizzare anche dispositivi Bluetooth. Quindi nel suo caso il maggior dubbio riguarda tutt'al più le performance, che appunto possono variare da dispositivo a dispositivo. Stessa cosa accade con Raycast, che è l'emulatore per Dreamcast, giochi ancora più pesanti, ma ovviamente da questo punto di vista ancora più godibili. Avremo bisogno di un BIOS
Per il Dreamcast, cosa che succedeva anche se ricordate con l'emulatore per la PlayStation 1, una volta caricato il BIOS potremo poi avvalerci dei giochi. Giochi che ovviamente, come vi ho appena detto, sono sicuramente quelli che offrono il maggior appagamento visivo e anche ludico, se vogliamo, rispetto a quelli delle altre console Sega. Emulatore che si presenta tutto sommato piuttosto semplice da usare tramite una sidebar laterale che ci permette di navigare nei giochi, di configurare le varie impostazioni e soprattutto anche i controlli che potremo andare a personalizzare anche volendo con dei controller fisici da collegare allo smartphone se supportato l'USB on the go, oppure con controller Bluetooth anche in questo caso. Quindi nessun problema per quanto riguarda i controlli dell'emulazione, qualche problema ovviamente ci può essere per quanto riguarda la qualità dei giochi, che non tutti appunto girano fluidamente come ci potremmo aspettare. Dipende in parte dal dispositivo, forse in parte anche dall'emulatore. In ogni caso dovrete appunto verificarlo personalmente sul vostro smartphone o tablet Android. Allora, per questa nostra carrellata sugli emulatori per le console Sega è tutto, rimangono ancora da trattare però diversi mostri sacri, quindi rimanete con noi nelle prossime settimane per completare il quadro dell'emulazione in ambito Android e forse alla fine ci sarà anche una piccola sorpresa. Per questa prova comunque è tutto, un saluto da Nicola Ligas per AndroidWorld.it.